Attenzione, siamo alle solite, perché siamo già tornati indietro nel tempo. Ragazzi, è tornato lui più scaldi, siamo in partenza questa volta per il District di Norimberga. Yes. È come l'ultima volta per l'Eurobike, uguale, stessa direzione. C'è anche la bici? No, non c'è stavolta. Se non avete visto il video, è lì in alto a destra, che non so dov'è. E questa volta, colpo di scena, c'è G-Sport che viene con l'ape. Allora, G-Sport, ce l'hai il biglietto? Tu sei 6B, lato finestrino. Pronti? Siamo là. My number, bro. E niente, arriva qui. Come sempre qua in Svizzera, tempo pessimo, ragazzi. Siamo in ritardo di un po' perché abbiamo sbagliato strada. Abbiamo puntato tutto sul San Gottardo, invece dovevamo fare San Bernardino, vabbè. Mi ho dimenticato di camminare. Sono in macchina alle 7 di stamattina, ma dobbiamo fare una ripetizione di marketing. Allora, qua non si legge un cazzo. Un pochettino sopra potrebbe essere. Sfondo bianco era perfetto. Ma dove siamo, voglio? Ma siamo dal fruttivendolo. Io non vengo a Norimberga. Le mucche fanno mu, ma quella fa mu mu. E tu li fa. Come sempre, pranzi incredibili. Ma perché sono qui a te? Che merda. Bene, si viaggia sempre per attività massima qui. Sto montando il secondo video del triplo backflip, perché se no arriviamo lunghi, e poi si parte già a montare questo stasera. Non si è capito come siamo in viaggio da 6 ore e mezza e ne mancano ancora 2 e mezza. Finita. Sto maledetto, ho avuto tutto il viaggio. Sembrerebbe che siamo arrivati. Non ci posso credere, guarda. Hey, guarda là il castle, bro. Io non ci credo. Boss, siamo arrivati. Boss, siamo arrivati. Là ci sono i salti, raga. Ragazzi, benvenuti a Norimberga. Ci troviamo nel sud della Germania, in questa città di circa 500.000 di abitanti, dove potete trovare castelli, chiese e una fontana incredibile. La prima volta che sono venuto non avevo capito cosa fosse. Quest'anno qui ritorna Red Bull District Ride, questo evento di slopestyle incredibilmente diverso rispetto a tutti gli altri. Questa competizione è storica e vincerla è di enorme prestigio, soprattutto perché non si ripete tutti gli anni. Pensate che dopo la prima edizione del 2005 qui a Norimberga, nel 2006 ce ne furono due District Ride, uno di questi a Catania, in Sicilia. Un avvenimento unico per l'Italia, peccato che non si ripete più perché gli abitanti si portano a casa tutte le rampe. Dopo un lungo stop l'evento tornò a Norimberga nel 2011, edizione vinta da Sam Pilgrim. Poi nel 2014 vinta da Brandon Semenuk e l'ultima nel 2017 vinta da Nicoli Rogatkin. Ora è proprio qua adesso. Hola! Hola, hola! Nella quale c'ero anche io. Diego Cavazzasi just getting bumped out, which would have been a career highlight, so he's gonna have to push it even further. Diego Cavazzasi is the only rider out here without a bike sponsor. It's truly unbelievable. The last event where we're able to say that. When it counts the most, front flip, two bar spins, and he sets it down smooth. Quest'anno purtroppo a causa del mio piazzamento nella classifica mondiale non posso partecipare alla finale, ma sono stato chiamato qui per il best trick. Non vedo l'ora di provare a chiudere i trick che mi sono preparato per l'occasione. Siamo qui con Simon Gozze che non gira perché è infortunato, anche Jakub che gira stack. Andiamo a fare un check del course qua. Siamo già arrivati, attenzione, siamo sul rollino, incredibile. Funziona così, seguimi che facciamo una corsetta. Allora, dopo il primo quarto iniziale, che se non ho capito male i giudici non ne terranno conto, si arriva a questo drop che non è per niente grosso, con dietro il background del castello. Guarda lì G-Sport che bello. E vieni un po' qui, guarda là in fondo. Dopo Luis si va a stecca dentro una curva a 180 gradi, andiamo giù a vederla. Tra l'altro mi ricordo nell'edizione del 2017 ci ho anche steccato qua, perché si era messa a piovere un po', è diventata bella scivolosa. Speriamo che non esploda nessuno. Vieni che ti faccio vedere cosa c'è dopo. Ok, la curva, raga, è bella incazzata, come avete visto. 2 metri di pannello e subito hip gigante verso la Cina. Subito. Sì, grazie. L'altra volta era un po' più lontana, mi ricordo che c'erano almeno 4 metri, quindi quest'anno sarà più complicato, però il gap è più piccolo. Qui ce n'è da mangiare per tutte le tue amiche. Gemma, ascolta. Che passa? Cioè, potresti girare un marciapiede, non vedi che sarà 1,20 m lì. I think it's good, no? Sì, sì, no, è un marciapiede. Via, pequeño. Sì, quella roba lì. Sono nell'aria vietata. Allora, vedi questa curva qui?
che l'ultima volta era molto più grossa, molto più larga, quest'anno l'ha fatta più piccola per far tutto più difficile. E qui veniamo al pezzo più bello di tutti, vedete questo trasferimento sulle mattonelle. Si fa praticamente a fionda, però guarda che bel pavimento, cioè guarda qua, scalini incredibili. Qua con la forca da dirt senti tutto. Noi passiamo al distretto 2 che è ancora in costruzione perché qui ci sono gli abitanti un po' fastidiosi e quindi fanno tutto all'ultimo secondo. What's up bro? What's up? How's it going? Oh, work is man. Good? Ramp yeah. is ready? Yeah, I think so. Ok, good. So you can move away, thank you. Siamo all'inizio del District 2 con questa nuova feature, con i segnali qua del traffico, le luci lampeggianti. Quest'anno ho lavorato tanto sulla scenografia. Guardo, l'ultima volta che sono venuto era larga così. Invece quest'anno ho fatto mega rampa, perché vieni su? Questo non è più solo uno step down, ma è diventato una sorta di box con drop. Però si può anche fare lo step down, cioè insomma si può fare un po' di tutto. Soprattutto adesso che c'è la vernice fresca. It's just gonna ruin my whole video. In italiano, in italiano. Ah, mio video ruinito di ragazzi. E dico io, oh, ni. No. Ben, why did you start painting this morning? An hour ago. Oh, dopo questa feature si fa lo slalom tra furgone, giù a fionde per di qua. Meno male che siamo in discesa per arrivare a questo hub box che fa sempre parte del distretto 2, che sembrava più piccolo da rendere, invece è bello grosso. Comunque ti assicuro, questo pezzo di strada è il peggiore di tutti, cioè tu vieni giù così. Ho sentito un rumor che questo l'ha fatto Giovanni Mucciaccia. No, è un art attack. No, raga, ma guardate come è fatto sto coso. Delle voci dicono che le mo' ieri sera si è venuto qua col compasso per calcolare la parabola esatta per saltarlo via tutto, ma secondo me questa volta è molto più difficile. Abbiamo scoperto cos'è questo. È una radio. Benissimo, con questo landing immenso in cui si prende una velocità stratosferica, che però non sarà sufficiente, vi assicuro, da qui si pedala tutto fino al prossimo distretto. Distretto 3, abbiamo messo G-Sport vicino alla rampa perché sono troppo basso. Incredibile. Cosa ne pensi? Amazing. Tu cosa faresti qua? Tail grab. Ci siamo, qui abbiamo due corte, una a destra e una a sinistra. Quindi qui qualcuno deve fare o qualcosa in oppo o girare in switch. Non è sicuramente il mio distretto, ma contando che io non gareggio, non è un mio problema. Porre che dice? What are you gonna judge here? Probably flares and 540s and bar spins and tail whips and no everything. So no toboggan? No, at 0 points. Concludiamo quindi sto distri con questa hip che è piccolina. Comunque la G è incredibile come riescono a fare dei landing così grossi per dei salti così piccoli, cioè. Poi arriverai anche piano. Praticamente sì, cioè, sei fermo. Oddio, dipende quanto sgappi via l'apro. Procediamo, prossimo district. Allora, devo ammettere che sono stati più bravi di noi a pittare, ok? Perché hanno fatto tutti i colori simpatici qua. Però vabbè, oh. Dunque, siamo saliti su questa features, questo step up immenso. Siamo più o meno a quasi 3 metri di step up con una rampa di 3, quindi qua si va belli alti. Abbiamo questo abus coso, probabilmente da boncare se vuoi, ma secondo me sgappano su quasi tutti. E qua termina tutto. Vaffanculo. Era sotto a Ron Chase che stava dicendo che abbiamo sbagliato tutto, perché da dove inizia Abus siamo già nel quarto district, che sarebbe il Dirt District. Fai vedere che carino che è qua. Ed effettivamente questo è il distretto più impegnativo, perché ci sono 1, 2, 7 salti, ragazzi. Praticamente è un contest a sé questo. Qui non hanno badato a spese, plexiglass di un centimetro. Questo zio cash a palacco. Qui Luis ci spiegherà il distretto perché è del suo colore, quindi ah, attenzione, è così, è messo. Allora, sì. Questo se ho capito bene è un distretto unico. Sì, ma l'abbiamo già fatto. Quindi lunghissimo, quindi niente, si rientra qua. C'è questo, come possiamo definirlo? Una giga spine con una bella entrata, bella ripida. Un'altra taglia rispetto a quello che abbiamo visto prima, però tutta terra, guarda, tutti belli delineati. C'è la rampa abnorme, inutilizzata. Allora, guarda la sproporzione G tra il primo e il secondo. Cioè il primo è minuscolo, il secondo è altissimo. E dire che qua siamo in discesa, ma non tantissimo. Adesso il problema è che da qui non si può scendere. Ci hanno salvato il culo qua, stavamo per droppar giù. Siamo dentro il District 3, ragazzi. Qui siamo dentro per davvero. E Luigi che ne pensa? Siamo dentro la terra, guardate qua. Ah no, c'è proprio la porta. Oh, si è chiuso! Parkour! Ma tipo che guarda lì. Meno male che abbiamo G-Sport risolutore di problemi, guarda là. Ok, di qua era un po' più facile. Benvenuto nel 2006. Più o meno siamo tornati dietro nel tempo con questa rampa che sinceramente non ho capito. Hanno fatto la struttura in legno e poi hanno detto ma buttiamoci sulla terra e copriamola tutta, così è tutto più complicato da fare. Uno, tre, quattro. Sono 5 metri. Lì c'è Torquato che prende le misure, che ha spaccato tutto l'atterraggio, tra l'altro guarda che casino che fa. E qua abbiamo un'altra rampa. Ci spostiamo, ragazzi, nel 2011 Vienna Hacking. Uno, due,
4 metri. Come vedi, tragi sempre belli stretti, perché il rischio qua è quello che piace al pubblico. Si continua poi. Qua hanno lasciato un pezzo di mattonelle perché hanno detto, ma sì, mettiamoglielo dentro un po' che ci sta. Rollerino piccolino, probabilmente inutile. E si va su questa roba che ancora non ho ben capito cos'è, ma se... siamo tornati nel 2022 qua. Sì, sì, è praticamente un salto. Rifacciamo il size. E questi sono 6 metri. No, ma c'è. Io vado fuori controllo. Stiamo facendo il video di Diego, non quello di Emil Jones. Guarda che struttura, G-Sport. Guarda quanto legname buttato nel cesso. Tu spiegami. Servono 2, 4, 6, 7 campate per tenere in piedi un atterraggio dove arriva su una roba che pesa, vabbè, farà 300-400 kg all'impatto. Cioè, tu spiegami. Dopo quel mega landing ci siamo. Quarterone finale. 2,5? Sì. Vorrei farti notare una cosa particolarissima. Vieni giù con me. La vedi questa terrina qua? È la peggiore che potevano scegliere, perché questi sono macerie frantumate. Quando cadi qui, carta vetrata. Allora, una volta arrivati qui, funziona così. Qui probabilmente apriranno le transenne da questa parte. Si entra dentro il Rathaus Apjgde, comune forse, e si va su all'ultimo piano con l'ascensore. E ci siamo, ragazzi, siamo all'ultimo distretto, che quest'anno non è più un solo salto, ma ce ne sono ben due. Infatti si parte da là sopra. Hanno aggiunto un bonerlo qua sopra ed hanno costruito una pista da sci in legno. Vieni a vedere. Quello là non andiamo a vederlo perché è troppo sbatti. Comunque è un boner log, praticamente una rampa piatta. E guarda questa pista che è incredibile, con i sidewall in plexiglass. Ieri tra l'altro ho visto che ci giocavano anche come slip and slide, senza water però. Vabbè, e si conclude la baracca qui con l'ultimo salto. La rampa è la stessa dell'altra volta. Guarda che size gigante. Rispetto all'altra volta è molto meno step upato. Infatti mi ricordo che quel gonfiabile che adesso è per terra, questo qui, l'altra volta era là sopra messo per così. Cioè, quindi immagina quanto era alto il landing. Una cosa che tu proprio non hai mai visto in vita tua. Anche lui si è stupito. Ma io mi sono stupito già solo della rampa. Però vi dirò che questo va molto bene per me, perché questo è il salto del best trick e abbiamo due bombe pronte da mandare solo qua. Vabbè, come al solito rompiamo le palle a tutti. Do you know the size of the ramp? Yeah, 4 meter high, 3 meter 75. The radius? Radius is 620, 650, something like this. Ah, ci abbiamo quasi azzeccato. Distance to the sweet spot 6 meter 90 and the landing height is 5 meter 20. So step up is around 165. Nice, it's gonna be fun. Che roba. Pensa per la casa. Enorme. Ma quanto è piccolo Diego. E così qua dall'atterraggio dell'ultimo salto si conclude questo course preview del District Ride, che quest'anno sarà veramente intenso, perché non ho contato i salti ma mi hanno detto che sono una roba tipo 16. Quindi tanti auguri a chi parteciperà. Io di sicuro non prenderò parte all'evento, anche se qualcuno magari non partecipa, perché c'è già Alessandro Bonafè che nel caso farà da riserva. Adesso andiamo a fare un po' di prove con i boys, così vediamo come gira sto course. Dunque ci siamo qui sul course distretto 3. Ah sì, allora. District 2, that's District 3. Ok, sì, si partirà dal distretto 2 perché si può girare solo sul 3 e 4. Quindi da qua, full sand, andiamo. Allora, davanti a me è un quarter di 5 metri. Ho già paura. Oh madonna mia, che paura. Adesso questo in opposite. Ok, vabbè, troviamo morbido. Qui c'è una hip e poi mi hanno detto vai a stecca che se non arrivi su. Oh no, adesso ci si arriva somehow. Però minchia, è intenso il primo pezzo qua. L'occhiatone. Troppa easy. Io non ho frenato, però pensa di pompare in su la spina. Primo, non frenare, zero. Il secondo? Non frenare. Terzo? Pedala. Momento tensioncina. Andiamo, ho detto di partire pianissimo e di boostare qua. Guarda come ho detto che vai lungo. Ah sì, questo è facile. Questo ok, regola. No, mi ha detto pedala. Dai, era abbastanza easy, ok. Ma freni che non frenano, top. Pensavo peggio. Back of the course, what's going on, man? Oh, bro, it's different. I feel like it's even harder than the last time. I think so, yeah. You're gonna rock because you're a park rider. Yeah, but this is not that much park. Madonna, se si arriva piano. Thank you.
impegno così tanto, tanto quanto sono faccio. Fai come lui. Vaffanculo. Ma Germo, mi impegno. Sto filmando, giocando e ti sto pure battendo. Anche te c'hai i salti a casa ma non sei forte. Senti questo qua. Va. Abbiamo mangiato, siamo pieni e adesso si va perché c'è il training sul distretto 1 e 2. Quindi si inizia dall'inizio. Prima provina qui sulla curva per capire un attimo dove sta, dato che l'ultima volta sono caduto male. A sto giro parto da qui. Adesso andiamo su al drop. Yo-ho. E se partì, distratto, watch out. Corterino e giù. Frena tutto, frena tutto. Mio Dio, ho frenato troppo. Ok, rifacciamo. C'è le gambe qua messa durissima proprio. Oh my god. Oh shit. Oh, frenato troppo, visto che mi avvicinavo a te. E poi quando sali prendi una secca così fortissima. Talmente stressato che domani giro tutto il giorno che devo recuperare quello che non ho fatto oggi, capito? Guarda cosa sono stressato, stressatissimo. Allora. Poi si è arrivato il momento di provare fino all'ultimo salto questa cosa qui. C'è su un casino di rider pronti, però nessuno vuole droppare per primo perché la velocità è un po' incerta. Secondo me bisognerà frenare. Calata secca. Guarda impegnativo di tutto ciò, che bisogna fare un giro dell'oca, entrare di qui, prendere l'ascensore e andare su di sopra. Da fare quattro pioli fuori e tutto a posto, no. E magari parto da là, primo giro, easy. Holy shit! No, 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 no! Oh! I felt like just started riding yesterday. I break a bit. Oh. Well. Whoa, 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 whoa. Oh my god. Ma che cazzo c'è una pedella storta? Siamo qui col piccolo Giannino che intanto è diventato atleta con la sua bici. Poverina, l'hanno derubato. Abbiamo scavallato le pedivelle sulle mie vecchie rotte e la ruota che è andato a Carolo, Carolo. Guarda qua. Yeah, this is Diego. Diego. Thank you Diego. Thank you. With this bike, hey. Wheel. With this, with this wheel, I win. Yeah. With this wheel, you win. Full gas. Yeah. Good luck. Thank you Diego. Oh. Come va? It's good. Yeah. Ragazzi, ci siamo! Dopo un rapidissimo cambio di pedivella che poverina è esplosa dopo 2 anni e mezzo che ce l'avevo, è il momento di aspettare l'arrivo della prima run di finale. È cambiato un po' il programma, non sarà più tutto il sabato, ma abbiamo una run oggi e 2 domani e tutte e 3 conteranno per la finale. Questo perché si prevede brutto tempo, quindi devono cercare di riuscire ad avere un risultato assicurato. E a seguire ci sarà il best trick proprio qua. Gerro, sei pronto? Sempre. Sta per cominciare la finale ragazzi, ma prima voglio spiegarvi come funziona il sistema di punteggi, perché questo contest è molto diverso rispetto agli altri. Avranno 3 run questa volta i boys da fare, conta la migliore. Avranno 15 punti di massimo nei primi 4 distretti, poi ci sono 20 punti extra, ovvero 2 giudici guarderanno il complessivo di tutta la run, e poi sull'ultimo distretto ci sono altri 20 punti extra che faranno poi in totale il punteggio per determinare la classifica. Andiamo a vedere la final. Devo dire che mi dispiace non girare, anche se questo tipo di percorso non è proprio il mio, quindi non avrei fatto una gran run e un gran risultato. Però quello che posso farvi vedere, non dovendo fare la gara,
è tutto quello che sta attorno a sto circo. Abbiamo visto un po' come funziona il judging. Adesso invece andiamo dentro il track della televisione, dove ci sono tutti gli schermi e dove decidono cosa far vedere in TV. Guarda qua, G-Sport. Hola! Che cazzo dici? Guarda qui chi c'è. Andy, che è il boss supremo qua, comanda tutto lui, eh. Tutto bene? Abbiamo tutti gli schermi, loro vedono tutto, sanno tutto. Io mi siederò praticamente lì, gli dico i trick da fare a lui, che li schiaccia qua. Guarda che tastiera che c'è qui. E qua sono scritti tutti i trick, incredibili. Allucinante. Gitto, va a vederti la finale fuori, ci vediamo dopo, ciao. Ok ragazzi, adesso attenzione alla regia che impazzisce qua davanti. Cut 19, ready 20, cut 20, on 20, ready 4, cut 4, ready 18, actually ready 19, cut 19. Guarda dei numeri. Pencil, drop it in, 360, tackle header. Final shot. Fuori di testa, ma quanta gente! Assurdo! Vittorino troppo adesso! Figo! Finiti trick! No, sono per dei froni che fa casino! Ciao! Allora, abbiamo messo giù un piede, proviamo a farlo, vedere che cazzo succede nella classifica. Qui è successo un casino. E io faccio flip finger to whip, metto giù un piede. Ero già lì così, no, tragedia. Allora, sono secondo in classifica e dico, ah beh, allora non l'hanno contato il piede giù. Vado per flip bar double, chiuso da prima, pulito, incredibile. E poi inizio a scendere, 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 scendere. E non va bene così, lo rifaccio. E adesso siamo terzi, zio. Emilino ha fatto il trick primo, un po' sopravvalutato, diciamo la cosa, la verità è, però vabbè. Allora, siamo qua, io e lui, sotto al big jump, qua. Appena iniziata la seconda run e niente. Io avrei visto Jakub scendere, ha spaccato. Scena
chances on his offside. Jazokian, Buchanan. He's always gonna land on the bike, no matter what. L'evento è finito, io spero che vi sia piaciuto, è stata una bomba la finale, un colpo di scena dietro l'altro, trick incredibili sia nel best trick che oggi. Wow, zio, un fulmine senza senso, è ora che corriamo a casa. Da me e da lui, se vi saluto anche G-Sport, ci vediamo nel prossimo video. Yeah. Yeah.